che fare una donna incinta? Toy Story 2 è questo comando Unix. Questa è una storia che solo in questo canale potete trovare. In realtà l'hanno anche trattata quella della Slim Dogs, che io seguo, però loro l'hanno trattata da un punto di vista ovviamente cinematografico. Io invece la tratto da un punto di vista informatico. Dunque, siamo nel 1998 e la Pixar, che all'epoca non era ancora sotto la Disney, stava lavorando alla produzione di Toy Story 2. Toy Story era stato un film che aveva fatto un successo mondiale perché fu il primo lungometraggio fatto completamente in animazione 3D. Prima di allora la grafica 3D si veniva utilizzata nei film tipo Jurassic Park, ma un film dal primo all'ultimo fotogramma in 3D prima di Toy Story non si era mai visto. Quindi alla Pixar stanno lavorando al sequel, cioè Toy Story 2. Quello che accade è che uno degli animatori, di cui non si sa il nome, sarà stato defenestrato, stava facendo un po' di pulizia nei server della Pixar, se non che ha avuto l'audacia di eseguire questo comando, rm-rf/. Per i più profani, cosa fa questo comando Unix? RM sta per remove, e serve per cancellare i file. RF sono due flag che servono per cambiare il comportamento di RM. In particolare R sta per ricorsivo, cioè cancella tutti i file sia nella directory specificata, ma anche tutte quelle al suo interno. F significa force, cioè non chiedere conferma di eliminare i file, cancellali e basta. La slash è la directory specificata e nei sistemi Unix e anche quelli Unix-like la slash indica la directory root, quella principale. Quindi tutto questo comando indica cancella tutti i file a partire dalla directory principale e fallo senza che mi chiedi la conferma, cioè elimina tutto. Sì, è andata proprio così. Nonostante gli altri animatori si sono accorti di quello che stava accadendo perché iniziavano a scomparire le cose mentre loro lavoravano, il 90% di tutto il film fatto fino a quel momento era comunque andato perduto. 2 anni di lavoro buttati nel cesso. Qualcuno potrebbe dire, ma la Pixar non avevano dischi di backup? Certo, avevano dei backup, che però all'epoca dei fatti non funzionavano più da circa un mese. Ora, è vero che i file cancellati si possono sempre recuperare, ma non c'è una certezza assoluta di recuperarli tutti. Ci hanno provato? Non lo so, ma non ha importanza, perché Galen Sussman ha salvato la situazione. 6 mesi prima del misfatto, Galen aveva preso a lavorare da casa perché aveva partorito. E lei disse, quando ci fu questo incidente, io avrei tipo un backup di tutto il film. Quindi quelle della Pixar si infiondarono a casa sua e presero tutti quei dati. E dobbiamo ringraziare Galen e suo figlio o figlia, se oggi possiamo godere di Toy Story 2. Ma il legame che ha il franchise di Toy Story con il mondo di Unix, in particolare quello di Linux, non finisce qua. Perché le versioni di Debian, nota distribuzione GNU Linux, a partire dalla versione 1.1 sono state sempre associate a un personaggio di Toy Story. Nell'ordine abbiamo Buzz, Rex, Bo, Ham, Sling, Potato, Woody e ovviamente tantissime altre. Inoltre, le versioni unstable di Debian sono sempre associate a Sid, il bimbo cattivo che faceva saltare i giocattoli in aria. La storia finisce qua, ma questo renderebbe questo video piuttosto breve. Vi ricordate che poco fa avevo citato il film di Jurassic Park? Non è stato un titolo che ho scelto a caso, perché adesso parliamo di Jurassic Park, sempre ovviamente da un punto di vista informatico, e lo facciamo dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Storia. Io sono Valerio
e ho appena finito di parlare dei disagi che hanno afflitto la produzione di un film che in qualche modo ha accompagnato la nostra infanzia, Toy Story 2. Ma prima di proseguire con quello che vi volevo dire su Jurassic Park, se volete un amico in me, iscrivetevi al canale per supportare tutto il mio lavoro, clicca la campanellina e, inoltre, se vi fa piacere, potete offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi. Il link lo troverete in descrizione. Ringrazio tutti quelli che finora su Ko-fi mi hanno donato un caffè virtuale. Inoltre vi vorrei ringraziare per tutto quello che è successo la settimana scorsa, tante visualizzazioni, tante iscrizioni. Non potevate farmi un regalo di compleanno più bello, visto che tutti i video che ho girato settimana scorsa li ho girati nel giorno del mio compleanno. Grazie ancora! E quindi adesso proseguiamo con quello che volevo dirvi su Jurassic Park. Jurassic Park è un film che ho visto quando ero veramente molto piccolo. È uscito nel 93 e all'epoca avevo solamente 5 anni. Negli anni a venire è stato uno di quei film che magari lo passavano in televisione e l'ho visto negli anni a pezzettini, quindi non dall'inizio fino alla fine. Fino a qualche mese fa. Per festeggiare i 30 anni dall'uscita di questo film, molti cinema qua nel Regno Unito lo hanno riprodotto. Non lo so se l'hanno fatto pure in Italia, spero che lo hanno fatto perché era una bella iniziativa e quindi sono andato a vedermelo al cinema. Cosa che non avevo mai fatto, perché vi ricordo che avevo 5 anni quando uscì Jurassic Park nei cinema italiani. E ovviamente vedere questo film al cinema per me è stata un'esperienza spettacolare. E non sapevo di questa scena che adesso vi mostro coi sottotitoli. In questo fotogramma possiamo notare due cose. Una foto di quello che sembra Oppenheimer. E che c'entra? Nulla, lo sto notando solamente adesso che sto facendo questo video. Ma la cosa importante da notare è il marchio di fabbrica di questo computer. Silicon Graphics, azienda leader nel passato nella grafica 3D, azienda che fu fondata nel lontano 1981. Le domande che mi sono fatto erano le seguenti. Quel computer esiste? O meglio, è esistito? È l'interfaccia grafica che ha tutte queste cagate qua che vediamo sul film, sono esistite veramente oppure sono semplicemente delle cose hollywoodiane? La risposta alla prima domanda è sì, quel computer esiste, o meglio è esistito, e montava un sistema operativo chiamato Irix, che era sviluppato dalla Silicon Graphics, basato su Unix System 5 con estensione BSD. Tra l'altro, sia su Unix che su BSD ci ho fatto due video, andate a recuperarli, ve li metto il link qui sopra. Quindi il computer esiste, il sistema operativo esiste, ma questa cosa che ha questo file browser 3D esiste veramente o cacata hollywoodiana? Basta googlare Irix 3D file browser per vedere che è esistito davvero. Bravissima Lex, a distanza di 30 anni ci fai ancora sognare più dei dinosauri. In un'altra scena del film si vede questo codice sorgente. Ho provato a chiedere a ChatGPT che linguaggio di programmazione potesse essere, ma secondo lui non esiste. Tuttavia, da quello che ho potuto capire da questo script, è che ha a che fare col version control di file, tipo file sorgenti, quindi magari questo particolare linguaggio di scripting non esiste veramente, però è una cosa che secondo me è molto affine a Bash o qualcosa di veramente simile. Se avete delle idee, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Benissimo pinguini, io vi ringrazio come al solito per aver trascorso il vostro tempo qui con me a ripercorrere queste due bellissime pellicole cinematografiche degli anni 90. Se questo video vi è piaciuto, non perdetevi gli altri che porto su questo canale, tra l'altro ne ho citati due, quelli di Unix e BSD, quindi perché non vederli, che sono certo che saranno di vostro gradimento. E quindi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!